che questo libro, diciamolo subito, è il migliore del suo genere, tra quelli in circolazione, e si avvicina più degli altri alla verità. Ma l'opera è la migliore anche perché è diversa, perché abbandona luoghi comuni, non rincorre indimostrati teoremi, non lascia spazio alla dietrologia. È un'opera scientificamente rigorosa, basata su atti e verbali redatti dallo stesso autore in funzione di giudice istruttore dell'epoca, e su documenti oggettivamente analizzati, di cui molti inediti, ostinatamente nascosti, ritrovati a distanza di altri, o ed altri ancora poco conosciuti, poco analizzati, se non addirittura dimenticati. Si tratta di documenti sconvolgenti che gettano nuova e più probante luce sui veri motivi per i quali l'azione del comitato di crisi fosse basato sulla inerzia totale e sull'intralcio sistematico dell'attività della Procura della Repubblica di Roma per legge incaricata delle indagini. Si tratta di documenti che possono spiegare quelle clamorose inadempienze e le scandalose omissioni da parte degli apparati dello Stato stigmatizzate dalla Commissione Moro. Si tratta in sostanza di documenti sulla base dei quali gli autori ben possono legittimamente dire a pagina 82 che le scelte del comitato di crisi furono il preludio della morte di Moro. Influirono cioè in maniera mirata sulla vicenda.